100 anni fa, Paolo Orsi metteva in luce il Tempio Dorico di Caulonia, annunciando la scoperta del sito della colonia Achea fino a quel tempo sconosciuta. La multimedialità applicata alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, intesa come un nuovo processo cognitivo, strumento di monitoraggio e presidio di sperimentazione a tutela dell'area archeologica di Monasterace. Criticità. Erosione costiera. Marino, la pioggia e la mareggiata hanno provocato problemi e rischi al noto sito archeologico dell'antica Caulonia. Isolamento. Inaccessibilità. Obiettivi. Ridisegno dell'offerta all'interno dell'area del Mediterraneo. Tutela e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale. Rafforzare l'identità territoriale. Creazione di nuove forme di economia sostenibile. Come valorizzare e al contempo proteggere il nostro patrimonio? Progetto di ricostruzione virtuale dell'antica Kowloon. Il visitatore, utilizzando tablet e smartphone, rivive in modo suggestivo l'atmosfera che deve aver animato questi luoghi migliaia di anni fa. La sua posizione all'interno del sito archeologico è rilevata tramite antenna GPS e in base all'orientamento della visuale, quando il visitatore si troverà nei pressi di un reperto, vedrà apparire sul display il modello 3D della ricostruzione, navigando all'interno dell'oggetto come se fosse un videogioco, e potrà scegliere di ascoltarne la storia e le tecniche costruttive, leggere informazioni testuali e visualizzare altri contenuti multimediali. Totem interattivi. Informazioni relative alle tradizioni culturali, agricole ed artigianali dell'area. Ad esempio, il visitatore potrà conoscere le ricchezze della cucina locale e attraverso tutorial apprenderne la preparazione. Virtual Room. Immersione virtuale nelle bellezze paesaggistiche ed archeologiche del territorio. Percorsi formativi di cultura grecanica finalizzati alla formazione degli studenti Erasmus, scambi, gemellaggi, guide turistiche. Percorsi naturalistici con pannelli informativi. Promozione, il parco come punto e spunto per nuovi tipi di economia. Digital craft, piattaforme tecnologiche.